Bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Ormai siamo decisamente in autunno e questa cosa mi mette un po' di tristezza e un po' di allegria. Tristezza perché l'estate è la mia stagione preferita in assoluto. Vado al mare, al lago, mi piace prendere il sole, il caldo e decisamente è il mio periodo dell'anno preferito. E quindi sono un po' triste, però sono anche contenta perché l'autunno è la mia seconda stagione preferita e quindi l'atmosfera che si crea, le foglie che cadono, i colori e tutto questo comunque ambiente anche quasi caldo che si crea mi piace davvero moltissimo. E quindi ho pensato di rallegrare ancora di più il mio autunno provando a creare una autumn bucket list, ovvero una lista di cose da fare o da vedere durante appunto questo autunno. Non sarà nulla di prettamente autunnale perché non voglio poi bloccarmi, ma ho deciso di dividere varie categorie e di fare tre scelte per ognuna di esse. Partiamo subito con le serie TV. Vorrei tantissimo guardare alcune serie TV in questo periodo e ne ho viste di nuove in uscita e che sono uscite, come in assoluto la seconda stagione di Fate The Wings Series. Io sono sempre stata una super appassionata da bambina del cartone animato, non ho mai perso neanche una puntata e la prima stagione, devo essere sincera, che mi è piaciuta davvero moltissimo. L'ho apprezzata molto, sia la scelta dei personaggi, la scelta delle ambientazioni, della trama, e quindi sono molto curiosa di vedere come prosegue la storia di questa appunto serie TV, e quindi vorrei assolutamente guardare la seconda stagione. Poi ho visto che durante l'estate è uscita la quarta stagione di The Virgin River, un'altra serie che ho amato moltissimo, che mi piace moltissimo, quindi sono anche in questo caso molto curiosa di vedere come si evolve la situazione, i rapporti tra tutti questi personaggi. Mi piacerebbe un giorno riuscire anche a leggere i libri, ma la vedo alquanto difficile la situazione, però almeno appunto guardare la quarta stagione assolutamente sì. È una serie che mi mette calore perché appunto è quasi una serie familiare, è questa comunità che comunque gira tutto intorno a questa comunità e molto bella. L'ultima serie che avrei il desiderio di guardare è legata ad alcuni ultimi avvenimenti che sono successi in Inghilterra, come appunto la morte della regina Elisabetta, e quindi vorrei tanto guardare The Crown. Questo mi ha ispirato del tutto ad iniziare questa stagione. So a grandi linee che racconta la storia di Elisabetta, quindi dall'incoronazione o dalla nascita, non ho ben capito, fino comunque a tutto il periodo in cui ha governato, il matrimonio, ai figli, a Diana, quindi appunto mi piacerebbe molto guardare come hanno romanzato la sua vita. Non so se sarà tutto prettamente comunque in linea con i vari avvenimenti oppure se avranno aggiunto qualcosina in più. Però sta di fatto che la vorrei veramente tanto guardare. Poi non ho ben capito se di recente sono usciti nuovi episodi oppure hanno appunto fatto uno spoiler per la prossima stagione. Comunque sono troppo curiosa e se voi li avete già viste fatemi sapere ovviamente che cosa ve ne è sembrato. Poi, seconda categoria, ho pensato a film. Io sono una grandissima amante dei film, anche magari la sera mi piace mettermi qui al PC con magari un tè caldo e guardarmi un bel film, e nella mia lista di Netflix ne ho alla fine scelti tre. Il primo è Love and Gelato. Lo so che sarebbe più un titolo magari estivo, ma ho l'ispirazione di guardarlo in questo periodo. Love and Gelato deve essere un film molto semplice, frizzante, divertente, di questa ragazza che per esaudire l'ultimo desiderio della mamma viene a fare una vacanza a Roma e diciamo che si innamora perdutamente della città, del gelato e vive mille avventure, quindi mi incuriosisce davvero moltissimo. So che sono quei film che mi tengono veramente in totale relax quel paio d'ore.
secondo film che vorrei guardare è nettamente l'opposto, ovvero Uncharted con Tom Holland. Io sono molto appassionata anche di questo genere, alla stile Indiana Jones, un po' avventurieri, mi piacciono davvero moltissimo e ne ho sentito parlare benissimo, l'ho visto comunque spammato ovunque su Instagram e quindi mi ha letteralmente incuriosito e quindi lo vorrei veramente guardare. Terzo film che ho scelto è Persuasione, che è tratto dal romanzo relativo, appunto sicuramente in chiave moderna, in chiave diversa rispetto a tutte le trasposizioni che ci sono state fatte, quindi mi ha incuriosito molto. E anche questi film a tema un po' storico mi ispirano e mi sono sempre piaciuti molto, quindi ho fatto una scelta di tre film nettamente diversi tra di loro, ma che comunque rientrano molto nella mia comfort zone, cosa che sto sempre cercando di mantenere. Poi passiamo ai libri. Che cosa leggerò in autunno? Sono voluta restare molto basic perché appunto uscendo da un blocco del lettore abbastanza lungo non vorrei ricaderci andando a scegliere e forzarmi a leggere cose che magari in questo momento non ne avrei voglia. Quindi sono andata a scegliere prima di tutto degli autori che amo, di cui ho letto molto, di cui mi piace tutto quello che hanno scritto e sono andata letteralmente a colpo sicuro. Il primo libro che voglio leggere e che mi dà delle forti vibrazioni autunnali è l'ultimo libro di Felicia Kingsley. Ti aspetto a Central Park. Sono davvero molto curiosa di leggere questa sua nuova avventura, questi nuovi personaggi, questa nuova storia. Io lei la amo davvero moltissimo, quindi so già che andrò a colpo sicuro. Altro libro che sono sicura mi potrà piacere, di cui ho letto già il precedente, e sto parlando di Gli squali di Giacomo Mazzariol. Di lui avevo letto Il mio fratello rincorre i dinosauri, una storia veramente molto bella, molto personale, che mi ha toccato molto, e quindi vorrei leggere qualcos'altro di suo. Questo ce l'ho davvero da tantissimo tempo e stavo cercando l'occasione giusta, e secondo me può esserlo, anche se è ambientata in estate, non importa, ce lo facciamo andare bene lo stesso. Comunque è l'estate post maturità, quindi dovrebbe parlare di un gruppo di ragazzi che devono bene o male decidere che cosa fare della propria vita dopo la maturità, e quindi secondo me potrebbe essere molto molto interessante. Terzo libro che ho deciso di leggere è il secondo di, credo, una serie, ma non lo so bene, comunque Teresa Papavero e lo scheletro nell'intercapedine di Chiara Moscardelli. Di Chiara Moscardelli ho letto quasi tutto quello che lei ha scritto, più che altro gli altri sono delle narrative dove si parla e si raccontano avvenimenti ironici della sua vita. Qua invece abbiamo Teresa Papavero che è, diciamo, un po' una sprovveduta con la testa per aria, che si ritrova a dover indagare su alcuni casi. Il primo è La maledizione di Strangolagalli, che ho amato, mi sono divertita un sacco, quindi questo sicuramente non vedo l'ora di leggerlo, sono molto molto curiosa. Sempre a tema lettura ho voluto aggiungere anche fumetti o manga, perché appunto ultimamente, se mi seguite, ho questa passione, ultimamente ne sto leggendo molti e quindi ho detto perché no inserirne magari qualcuno anche durante il periodo autunnale. Ovviamente non ho nessuna pretesa di leggere un'intera serie, ma magari qualche volumetto, come per esempio vorrei tanto andare avanti con la serie che ha un po' caratterizzato la mia estate, ovvero Orimia di Hiro e Daisuke Ajiwara, non so mai pronunciarle. Questo mi è piaciuto davvero molto, nonostante ci siano tanti personaggi, io ogni tanto faccio un po' di confusione perché non riesco a distinguerli benissimo. Mi piace, parla di questi due ragazzi che iniziano un po' a vivere la loro storia e tutto, poi tutti gli altri li girano intorno, ne succedono di ogni, molto carino, molto divertente, molto simpatico, molto leggero. Dopodiché vorrei andare avanti con un altro manga che mi incuriosisce, PNME di Maki Miyoshi, Policeman and Me, di questa giovane ragazza di 16 anni che si innamora del poliziotto di 23 anni. Non è convenzionale la loro storia, quindi dovranno trovare degli escamotage. Molto carino, molto divertente anche questo, molto così ingenuo. Mi piace molto questa linea di manga, molto così
frizzanti, ma anche comunque semplici ed ingenui. Per terminare vorrei iniziare una serie che ho comprato a Rimini Comics, ovvero Rent a Girlfriend di Reija Miyajima. Anche questo deve essere molto divertente, un rocambolesco noleggio e l'evento che dà inizio ad una nuova inebriante commedia romantica. Diciamo che io rimango molto sui shoujo manga, quindi quelli molto leggeri d'amore tra giovani studenti, e appunto anche questo mi incuriosisce davvero moltissimo. Ovviamente, ripeto, se li avete già letti fatemi sapere che cosa ve ne sembra. Passiamo poi ad ricette, quindi cucina. Mi piacerebbe tanto provare a cucinare qualcosa di diverso e magari più a tema autunnale, come per esempio mi piacerebbe veramente utilizzare di più la zucca. La zucca non è una verdura che utilizzo molto perché non ne vado matta, però appunto mi piacerebbe incominciare ad utilizzarla di più. Per esempio con il pane con la zucca vorrei provare a trovare una ricetta con cui io riesca a fare del buon pane con la zucca. Un'altra ricetta che vorrei provare è fare o una pasta o un risotto con la zucca, cosa che l'anno scorso avevo fatto ma non era venuta così speciale, quindi vorrei riprovare. E per finire vorrei tanto mangiare le mie amate castagne. Io in autunno mangio castagne a volontà, proprio perché è un frutto che io amo moltissimo e che mi sazia e che io alla sera cenerei anche solo con quelle. Quindi diciamo che vorrei testare qualcosa di nuovo ma restare magari anche con qualcosa di comfort zone, quindi castagne a volontà. Ultima categoria, attività. Cosa mi piacerebbe fare in autunno? Allora, sicuramente vorrei fare una bella passeggiata nel bosco, magari quelli qua dietro casa mia, quando le foglie sono tutte cadute, belle, rosse, arancioni, gli alberi spogli, il fiume. Mi piacerebbe fare proprio questa bella camminata che faccio spesso e volentieri in primavera e estate, anche in autunno, tempo permettendo, per assaporare e godere proprio di questo clima autunnale. Poi, altra cosa che vorrei fare è andare al cinema. È da tantissimo tempo che non vado al cinema, perché appunto tra pandemie e varie cose ho sempre rinunciato, diciamo, però in autunno mi piacerebbe. Ovviamente ancora non so che cosa potrei andare a vedere perché non ne ho la minima idea, però un'attività che vorrei tanto fare è andare al cinema. Per finire, concludiamo, l'ultima attività è quella di ritornare all'azienda agricola nonno Andrea a Villorba in occasione di Halloween. In realtà io vorrei andarci un po' prima in modo da assaporare veramente che cos'è l'autunno in questa azienda. So che stanno preparando un villaggio delle zucche strabiliante, quindi non vedo l'ora e quindi vorrei tanto riuscire a tornarci perché appunto ha un ambiente molto bello, molto cozy, molto caldo, che mi dà veramente delle autumn vibes incredibili. E così si è conclusa anche la mia autumn bucket list. Spero ovviamente di riuscire a realizzare tutte queste cose e ovviamente voi le vedrete nei vari vlog che vi posterò, quelli domenicali che appunto avete visto sino adesso, perché non farò un video apposta dove farò tutte queste cose, ma le vedrete nei vari spezzoni. Quindi attivate il campanellino e seguitemi per non perdervi appunto nessun video legato anche a questa bucket list. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, un pollice in su, iscrivetevi al canale, attivate il campanellino e qua sotto aspetto tutti i vostri commentini. Fatemi sapere che cosa avete intenzione di fare voi quest'autunno, ricettine, attività, libri da leggere, che a me piace davvero un sacco leggere tutti i vostri commentini. Se vi fa piacere venite a seguirmi anche su Instagram, Facebook, TikTok, Goodreads, trovate tutto quanto qui sotto. E niente, un bacio grande a tutti, ci vediamo presto, ciao!